A inizio 2017 spuntò dalla Russia Nevrosa Prelude, un piccolo titolo gratuito sviluppato dalla neonata software house Gexagon VR. Attraverso un buon uso del room scale, quest'ultimo fu uno dei primi a proporre l'esperienza dell'escape room anche in realtà virtuale, con risultati dignitosi. Nonostante la scarsissima durata, questa introduzione all'immaginario, che verrà poi approfondito nel capitolo successivo, presentava una buona atmosfera, un ottimo utilizzo dell'engine grafico e trovate di gameplay originali. Esce quindi, dopo quasi un anno, Nevrosa Escape, esperienza più completa ambientata nello stesso universo narrativo. Nevrosa Escape mantiene dunque inalterato il concept dell'escape room in un ambiente room scale, aggiungendo elementi di gameplay interessanti ma accennati, complice una durata complessiva che si aggira dalle parti dell'ora piena. Tuttavia il titolo viene venduto a un prezzo budget piuttosto onesto e ciò che offre non è cosa da tutti. Nonostante una scrittura non particolarmente brillante e un'orrenda traduzione in italiano, Nevrosa Escape riesce a mantenere un gusto e un'identità personale da cui fuoriesce una splendida atmosfera. A metà tra il gotico e un retrogusto d'art déco, l'esordio di Gexagon VR riesce ad avvolgere il giocatore all'interno di un universo malato ma elegante che ricorda quasi l'immaginario di Lovecraft. Il titolo inizierà dalle stanze del protagonista, dalle quali, dopo aver risolto un piccolo puzzle introduttivo, verremo catapultati all'interno di uno strano studio pieno di enigmi. Qui si svolgerà praticamente tutta l'avventura di Nevrosa. Tra una sezione e l'altra dell'enorme stanza andremo a risolvere pian piano tutti i rompicapi presenti, con sporadici passaggi a sezioni più action che andranno a bilanciare un ritmo altrimenti più ragionato. Il genere di riferimento è chiaramente quello dell'horror, ma Gexagon VR decide di evitare la semplice strada del jumpscare. Nonostante il gioco non faccia mai davvero paura, riesce nel complesso compito di instaurare un leggero timore costante dall'inizio alla fine, grazie anche a un buon sound design e a un commento musicale di ottima fattura. I puzzle sono ben scritti ed eseguiti discretamente, mai molto difficili ma spesso stimolanti, complice anche un cambio di meccaniche continuo senza ricicli di sorta. C'è da dire che su Oculus Rift la situazione tracking non lo rende perfettamente fruibile. Questo perché alcuni oggetti saranno posizionati ad altezza terra, in quelli che potrebbero risultare punti ciechi della stanza, ma se avete a disposizione uno spazio di almeno 2 metri per 1,5, il tutto risulterà comunque accettabile. C'è poi anche qualche problema di compenetrazione poligonale, sia in relazione agli oggetti con cui andremo a interagire e sia tra elementi dello scenario ed NPC. Tuttavia, Nevrosa Escape può tranquillamente essere definito un'esperienza godibile. Alcuni aspetti un po' grezzi ne rivelano la natura indipendente, ma se vi piacciono le escape room, l'atmosfera gotica vi affascina e avete uno spazio di gioco soddisfacente, potete tenere tranquillamente in considerazione l'esordio di Gexagon VR. Ah, un'ultima cosa, astenersi aracnofobici. What's the hold up? Hurry up!